Buona quinta domenica dopo Pasqua, siamo in mezzo alla natura e la natura ci ispira la saggezza del tempo lunghissimo, dalla creazione del mondo fino ad oggi, e non sappiamo ancora per quanto, per quanti migliaia e milioni di anni o quanti giorni ci aspettano. Gli uomini fanno anche la guerra, disturbano la creazione con la malvagità, però Dio non smette di essere nostro padre. La parola di Dio ci presenta tre quadri diversi. Il primo è quello del viaggio di ritorno di Paolo e Barnaba, che raccontano con entusiasmo, nonostante le grandi difficoltà che hanno sperimentato, la bellezza del Vangelo che si diffonde. E soprattutto sono contenti perché hanno visto come la grazia di Dio ha aperto la porta della fede anche ai pagani, che poi saremo noi, tutti noi. Il secondo quadro che si apre è quello dell'Apocalisse, ancora una volta, scena finale di queste miriadi e miriadi di salvati intorno all'agnello che è la luce di questo nuovo mondo. Ci sono delle affermazioni di capitale importanza. Le lacrime verranno asciugate, non ci sarà più la morte. E la lettura termina con una sentenza che è un programma, uno slogan magnifico che dobbiamo riprendere per avere più fiducia anche nella verità di quello che succederà nel futuro. Ecco, faccio nuove tutte le cose. La pagina del Vangelo è ancora apparentemente laconica, breve, ma contiene anche qui un tesoro, perché dopo aver affrontato il confronto con i giudei, e ne abbiamo lasciati alcuni, non tutti, con le pietre in mano che vogliono lapidare Gesù perché si è fatto Dio, Gesù parla ai discepoli, tenete presente che poi, soprattutto nella cena, parlerà direttamente con il Padre. E ai discepoli dice una cosa che ci deve fermare un attimo, più che un attimo, fermare nella contemplazione e nella riflessione. Ci ha dato il comandamento nuovo. Gli uomini peccatori che siamo noi, che sono io, hanno bisogno della legge. La legge però non è lo scopo della venuta di Gesù. Gesù non è venuto per condannare, ma per trasformare attraverso il perdono. E quindi la legge diventa una legge d'amore. E qui nella pratica si cercano le misure. Bisogna perdonare, bisogna amare gli altri come noi stessi, dobbiamo cercare per gli altri quello che cerchiamo per noi. Ci sono parecchie regole che Gesù detta, e che fanno parte anche del patrimonio della cultura spirituale del mondo. Ma quello che dice qui Gesù è nuovo. Il Vangelo di Giovanni, dobbiamo ribadire, è una costante, continua rivelazione di cose che non sapevamo e che non sanno neppure quelli che stanno viaggiando sulla nostra testa con l'aeroplano. E cioè, vi do un comandamento nuovo: che vi amate, amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora capite che per capire come Gesù ha amato noi dobbiamo rileggere attentamente i Vangeli, e a ogni passo ci ha amato al punto di diventare uomo nel grembo di Maria, ci ha amati al punto di nascere povero, umile Betlemme, ci ha amati al punto di fuggire in Egitto, ci amati al punto di crescere in sapienza e grazia a Nazaret, ci amati al punto di cominciare circa 30 anni la vita pubblica, e di accettare umilmente il battesimo come segno del battesimo universale a cui sono destinati potenzialmente tutti gli uomini, ha sopportato la tentazione e le prove del deserto, ha camminato per le vie di Galilea, di Samaria e di Giudea, sanificando, salvando, perdonando, e liberando dal male, combattendo il maligno, Gesù, e affrontando il contrasto di chi non l'ha accettato come Dio, come Messia, e lo ha rifiutato per gelosia e per invidia, portandolo fino al rifiuto, alla passione, alla morte sulla croce e alla resurrezione. Amatevi come io vi ho amati. E quindi bisogna conoscere perfettamente chi è Gesù, cosa ha fatto per noi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse:
Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figliuoli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore.